Nuova edizione del nostro videogiornale, queste sono le principali notizie di oggi. Veneto, rischio incendi boschivi, dichiarato lo stato di pericolosità. La protezione civile della regione del Veneto, viste le condizioni meteoclimatiche e vegetazionali, ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nei territori delle province di Padova, Rovigo, Verona, Vicenza. Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo, possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate. Tiene investita sulla rotatoria mentre andava in bicicletta, accertamenti in corso, in ospedale, ambulanza e una pattuglia di polizia locale. Sono stati chiamati questa mattina alle 9:20 a causa dell'investimento di una donna da parte di un Audi A6. La ciclista è stata sbalzata sull'asfalto, soccorsa da altri utenti della strada di passaggio e dall'automobilista, rimasto illeso. Ricovero in codice giallo per l'infortunata in attesa di esami medici. Evacuati inoltre 600 per il Bombadei in Val Sugana. È in corso il disinnesco dell'ordigno. L'attività degli artificieri dell'esercito è iniziata alle 7:40 dopo lo sgombero di oltre 200 famiglie che vivono nella zona vicina al ritrovamento della bomba aerea sganciata oltre 75 anni fa, rimasta inesplosa. Si tratta di una mina da 450 kg ritrovata sottoterra lo scorso 25 maggio nel corso degli scavi per una nuova linea fognaria. Vicenza si barrica in camera dopo la lite, armato di coltello e cacciavite, immobilizzato con il taser. I conviventi, allarmati dalla rabbia del congiunto, si sono messi in disparte dopo aver chiesto aiuto alle 12 di ieri. Il quarantenne ha insultato a ripetizione militari operatori sanitari giunti a supporto fino a quando, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, è stato messo fuori combattimento da una scarica. Ora il marocchino è sotto custodia psichiatrica. Vicenza, cliente molesto al bar, diventa violento di fronte ai carabinieri, in due finiscono al pronto soccorso. Un sabato sera, oltre le righe, è costato una tappa in ospedale e una incella a un 47enne albanese denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in Viale San Lazzaro. L'intervento di una pattuglia richiesto dal personale di un bar che lamentava un avventore troppo su di giri. Nella colluttazione sono rimasti feriti un militare e l'arrestato, caduto nella fuga. Castelgomberto, siccità, recuperati 100 kg di pesce dal torrente Poscola. La carenza d'acqua sul torrente Poscola è diventata pericolosa per gli abitanti, tanto che nelle prime ore della mattinata gli agenti della polizia sono intervenuti con i pescatori volontari del bacino Agnocchiampo e hanno messo in salvo circa 100 kg di cavedani, pesce d'acqua dolce tipici della zona, liberandoli più a valle, a Creazzo, nel fiume Retrone. La siccità rende problematica la sopravvivenza della fauna ittica. L'intervento di oggi è solo l'ultimo di una lunga serie. Schio, tensione in AVA con i sindacati di base. Il prefetto non blocca lo sciopero, braccia incrociate per 2 giorni. Nulla di fatto tra Alto Vicentino Ambiente e i rappresentanti sindacali dei dipendenti. Il prefetto non blocca lo sciopero. Martedì e mercoledì la raccolta dei rifiuti non si fa. Vogliamo risposte concrete sui problemi da tempo sollevati, spiega Germano Raniero, rappresentante USP, Unione Sindacale di Base. Nessuno si diverte a scioperare, ma la misura è colma. Pagina dell'Eco Nazionale, Ucraina, Draghi avanti con il sostegno a Kiev. Il Premier Draghi, nella comunicazione al Senato prima del Consiglio UE, ha dichiarato che il governo italiano, insieme a partner UE e G7, intende continuare a sostenere l'Ucraina, come questo Parlamento ha detto di fare. Allarme siccità, Enel spegne la centrale nel Piacentino, il fiume Po è sotto di 8 metri e nel Piacentino Enel Green Power Italia è costretta a spegnere temporaneamente le turbine della centrale idroelettrica di Isola Serafini di San Lazzaro Monticelli. Ancora dall'estero, Kiev neutralizza la minaccia russa nel Mar Nero, Cremlino, sarà un lungo conflitto. 118° giorno di guerra, il presidente Zelensky si aspetta che la Russia intensifichi gli attacchi, chiede rifornimenti, alimenti, armi, equipaggiamenti moderni.
Sport: Budapest ai mondiali di nuoto e Super Italia. Budapest, Italia da leggenda, doppietta azzurra, straordinaria e da record. Era questa la nostra ultima notizia, grazie dell'attenzione, a risentirci a domani.